Il radar sarà caduto. Quando c'era molto vento, sarà caduto. E poi dal radar dalla su alla... Il radar era contenuto da quella, da questa casa. Poi il radar sarà caduto da un alto, da un altro da 10 centimetri. Da poi il radar è caduto e si è lasciato, ha lasciato delle cose gialle che erano trattenute da lassù. Da poi il radar che così di ferro. Nelle cose rosse si sono sbucciate poco, mentre quando c'era una terribile tempesta. Da quel punto poi il radar si è svitato dai bulloni che erano trattenuti da così, da bulloni che erano trattenuti là e non si sa. È finito, ma questo radar secondario è stato svitato da un bullonaccio che era grande, da 4 metri, anzi da 2 metri, da 1 metro. Da poi il radar secondario da qua dava tutta l'energia a questo radar che è più grande di questo. E così è finita questa pagina. Tu sei finito sul radar. Mamma, si stacca e noi rimaniamo lassù. Mamma, vabbè, tu intanto riprendi, io intanto... Poi l'aereo ha detto alla torre di controllo: pista 101, partire adesso, ed è già partito. Da poi l'aereo non ha ricevuto dal radar perché era caduto, l'avevamo fatta ieri la ripresa. E poi quel punto l'aereo ha visto il vigile urbano, solo che non si è accorto
attento alla torre di controllo che gli ha reso, che gli ha detto quello che ancora non si sa. E da questo punto è finito.